Perciò tipo una vista al vostro Hector Helio della Peña Valbuena, Espingosa de Santiago de Compostela, in spagnolo. A tutti ragazzi, allegria! Ho vinto la schedina, ho vinto questi 64,87 centesimi. Adesso analizziamo e commentiamo la partita dell'Italia. Allora, primo tempo stradominato dalla nazionale azzurra, che ha tirato più volte in porta all'inizio con Bernardeschi, il clamoroso salvataggio di Szczęsny, e dopo un secondo tiro c'è stato il gol di Insigne, che però è stato annullato per posizione di fuorigioco di Belotti. Molto dubbio però questo annullamento del gol, perché comunque, cioè, ma non influiva sull'azione Belotti, forse il tiro sarebbe entrato in rete lo stesso. Dovevamo già star vincendo 1-0, quindi 3-0 sarebbe finita questa partita a mio avviso. Però dopo arriva il fallo su Belotti in area di rigore durante un calcio di punizione, e in seguito si sviluppa un calcio di punizione e arriva il gol da rigore di Jorginho, l'Espagnol. Poi la Polonia nel secondo tempo si arrabbia e prova a tirare in porta, ma non ci riesce, tutti i tiri vengono smorzati.